Non le hanno mandate a dire Alfonso Baldi, consigliere passato da qualche settimana all'opposizione, ed Ugo Tozzi, ex vice sindaco di Battipaglia e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. I due esponenti politici, ospiti di Fatti e Dintorni, hanno commentato le ultime vicende politiche locali, dando un giudizio negativo sull'esperienza dell'amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese. Visto che voi siete incapaci, non siete capaci di governare i processi, non state sui problemi, perché i problemi, dottoressa, in questa amministrazione accadono e poi si cerca di riparare. Questa è una cosa gravissima, perché chi fa politica dovrebbe avere la lungimiranza di prevedere eventualmente qualche problema, qualche situazione e lavorarci sopra per evitare che poi si cada nel fosso. Invece vedo che è un'amministrazione allo sbando, la gente si è scocciata anche di fare i post su Facebook per quanto riguarda la città sporca. L'altro giorno pure, questione di queste ore, cartoni e spazzatura davanti ai portoni, la gente si è scocciata, quindi c'è uno scollamento tra quello che era l'entusiasmo iniziale che ricorderete in campagna elettorale, che ho vissuto io durante il ballottaggio, quindi ne sono testimone, e quello che invece sta accadendo oggi tra l'amministrazione, quindi quei 20-30 soggetti, persone che amministrano la città, e tutto il resto del popolo. E io dico che tutto questo veramente è un'opera teatrale, dove il filo conduttore è la finta etica, dove il protagonista è Cecilia Francese, i consiglieri fanno da comparsa, il regista è Rosania. E gli attori però cambiano? Gli attori cambiano, ma il problema sai qual è? È che gli spettatori paganti sono sempre gli stessi. Sono i cittadini.